Qui vediamo uno spezzone del film Io prima di te. Bellissimo film, c'è una scena molto interessante dove c'è l'apertura dei regali, quindi si alternano i vari personaggi nel consegnare alla protagonista i regali di compleanno. La cosa bella, molto bella, è che riceve diversi tipi di regalo dove lei, aprendoli, in base anche poi a chi ha fatto questo regalo, reagisce in maniera diversa. Ma l'oggetto del contendere è quando poi riceve questo paio di calze che insomma suscitano in lei una certa reazione, un certo entusiasmo. Vediamo che cosa succede perché poi commenterò alla fine. Il nonno ha visto un programma in TV sui regali fai da te. Vabbè, il primo regalo è quello del nonno che insomma, ha fatto questo regalo a mano e le ha fatto una sorta di album dove insomma, ci sono tutte le foto di lei da piccola, eccetera, eccetera. Quindi interessante perché lei sta aprendo il regalo del nonno, Patrick non riesce a resistere, cioè deve assumere una posizione centrale all'interno di tutto questo e quindi diventa anche un po' invadente e dice: Ok, tieni, questo è il mio regalo. Dai, aprilo. L'ho fatto fare apposta. Oh, grazie, Patrick. Oh. Wow, c'è una cosa per te nella mia borsa. Qui è molto bello perché lei riceve tre tipi di regalo diverso, quello del nonno che è un lavoro fatto a mano con un album, eccetera. Patrick che deve necessariamente prendere la scena e le regala questa collanina con su scritto il suo nome. Poi c'è un altro regalo che adesso arriva. Qui c'è un po' una gara, no? Ottenere uno spazio, diciamo, della sua attenzione. Vediamo cosa succede. Le hai fatto un regalo. Sei molto gentile. Non è vero, Bernard? Sì, molto gentile. Ok. Ecco. Oh, bello. Segreto. Calze? Sono il più bel paio di calze del mondo! Oh, vado a provare. Ok, qua lei riceve un paio di calze e impazzisce, contentissima, felicissima, eccetera. Con Patrick, che ovviamente è quello più interdetto di tutti, perché dice: Ma come può essere che alla mia collana hai risposto, reagito così tiepidamente, mentre ad un banale paio di calze sei completamente impazzita al punto che non vedi l'ora di andartele a provare, perché poi appunto la scena continua così, che lei va in camera, prova le calze, eccetera, eccetera. Qui ci sono tre tipi di regali diversi, al di là del nonno che vabbè fa un regalo di cuore, no? Bello che poi si è messo lì a ricostruire un po' a mo' di fotolibro l'infanzia della nipote. Patrick cerca di prendere la scena e poi lei riceve questo paio di calze. Qui apparentemente ci si stupisce, no? E si dice: Ma come può essere che un paio di calze valga più di una collana? Che questo è il pensiero di Patrick, e che il paio di calze sia da te più apprezzato, più desiderato, eccetera, appunto che devi correre in camera per potertele provare. Perché questo è un passaggio molto semplice ma molto importante di qualunque tipo di relazione. Amare l'altro per come desidera essere amato e non amare l'altro per come tu vorresti essere amato. Questa è una cosa importantissima. Patrick fa questo regalo che sostanzialmente è autocentrato, magari lui avrebbe desiderato una collanina da parte di lei con scritto il suo nome e tutto quanto, però cerca di porsi al centro, di imporsi all'interno della relazione e di amare lei per come lui desidererebbe essere amato. Ma questo non funziona mai nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni importanti, sia dove si vuole costruire qualcosa. Le calze invece rappresentano simbolicamente molto di più, perché sono un regalo molto più modesto, ad esempio da un punto di vista economico, ma molto più sentito, molto più interessato e che soprattutto testimoniano una volontà chiara, cioè il mio desiderio, la mia felicità passa dal poterti rendere felice. Quindi io amo te per come tu desideri essere amato e non per come io desidero essere amato o per come secondo me è giusto amare, perché mi cambio, mi trasformo, mi adatto.
in funzione dei tuoi bisogni, ti ascolto e da lì cerco di venirti incontro, cerco di fare ciò che per te è importante e non ciò che per me è importante. Chiaro, poi io mi aspetto che tu faccia viceversa, però ti amo per come tu desideri essere amata e non per come io penso si debba amare. Questo è un passaggio fondamentale all'interno di qualunque relazione. Molte volte ci si dice tratta l'altro per come vorresti essere trattato. Non è vero, devi trattare l'altro per come l'altro desidera essere trattato, soprattutto in amore. E queste calze, insomma, sono un bellissimo esempio di questo concetto.